La storia racconta un fatto realmente accaduto, la condanna alla ghigliottina di 16 religiose carmelitane francesi. Era il 1794, gli anni del terrore in Francia. In tre atti, l'opera del compositore Francis Poulenc, Les Dialogues des Carmélites, prima esecuzione assoluta nel Teatro Petruzzelli di Bari, dopo la messa in scena nel lontano 57 alla Scala di Milano, racchiude in musica il clima dell'epoca, segnata dalla rivoluzione, dal fanatismo e dall'intolleranza. Poulenc fu sopraffatto da profonde crisi religiose e morali, lacerazioni interiori da cui poi nacque questo capolavoro del Novecento, proposto in lingua originale. L'opera, prodotta dalla Fondazione, apre il cartellone lirico del teatro. Scene essenziali volute dal regista Leo Muscato per esaltare ruoli e pathos. Cast franco-pugliese, con le voci nostrane di Sara Allegretta, Domenico Colaiani, Francesco Castoro e Graziano De Pace. Bacchetta magistrale quella di Daniel Kafka alla direzione dell'orchestra del Teatro Petruzzelli. Si replica il 1, il 3 e il 5 febbraio.